Ciao a tutti, oggi un nuovo video svuota la spesa. Len. Vai, inizia. Allora, inizia il pistombrillo. Allora, chiediamo delle cotolette di pollo alla milanese. Cotolette di pollo. Sì. Buona. Buona. Mi sa che ce la proppiamo oggi. Abbiamo delle fettine di pollo. Classiche fettine di pollo. Questo con che cosa le facciamo? Ma con quello che ci va. Con quello che ci va, va bene. Poi abbiamo un po' di affettati. Allora, abbiamo del prosciutto crudo stagionato. Ok. Vaschetta da 100 grammi. 100 grammi di vaschetta. Altri 100 grammi di prosciutto cotto. Ok. Poi abbiamo 100 grammi di speck Alto Adige. Buono. Buono. La fa con la piada questo. Sì. Poi abbiamo del petto di pollo cotto al forno senza glutine. Ok. Questo senza glutine dell'Aia. E quella però è un po' più grande come vaschetta, sì, da 140 grammi. Grammi. Poi abbiamo due teneroni, questi solitamente li mangio io perché sono comodi, veloci. A me non piacciono quelli. Se li mangia lui quando rimane a casa da solo. Poi abbiamo un'insalatina fresca, 100 grammi. Poi abbiamo. Intanto mi inquino anch'io. Abbiamo delle zucchine chiare. Che sono le mie preferite. Che sono le preferite sue. Sì. Poi. Poi, intanto che lui prende una bella vaschettona di pomodorini. Questi sono i piccadilli. Ok. Sono quasi un chilo, 850 grammi. Sì, perché le confezioni più piccole non c'erano. Vabbè, va bene lo stesso. Adesso bisogna adattarsi con quello che si trova. Bisogna fare poco i pignoli. Esatto. E una confezione grande di uova. Poi abbiamo filetti di platessa gratinati, giusto? Impanati surgelati, questi li facciamo al forno. Poi sempre impanati. Pesce di merluzzo, filetto di merluzzo, sì. 400 grammi. Cosa sono? Due porzioni? Sì, sono quattro pezzettini, sì. Sì, che loro sì, mettono... non sono grandissimi, dai, in due a testa. Sì. Giusto? Sì. Questi sono per la pistombrilla, sono questi. Sì, queste qui, allora, sono brioche novità della misura... farina 100% integrale con il cioccolato. Invece non integrali ma normali, chissà per chi saranno, o per me. Alla crema. Croissant e bauli alla crema. Che quelli ti piacciono. Sì, molto buona, perché hai cambiato la ricetta. Esatto. La pasta sfoglia integrale, due coni, che questa ormai non deve mai mancare nel frigo. Poi qua abbiamo piadine integrali. Queste sono belle scure. Sì, sono biologiche, dicono queste qua. Adesso vediamo un po'. Vediamo se sono buone. Come sono? Mai preso 300 grammi. Vediamo, li proviamo. Esatto. Olio shampoo, il Restivoil, così, ecco. Due confezioni. Questo già l'avevo consigliato l'altra volta. Sì. Provatelo se lo trovate. Esatto. Poi abbiamo delle crostatine all'albicocca della Mulino Bianco. Stavolta è stato bravo, lo ha promesso che l'avrebbe fatto, lo svuota la spesa di con parola. Me e lo sta facendo. Di parola, ma posso bravissima. Fare, posso fare brutta figura, voglio dire, davanti a tutti, no? No. Poi la coppa Malù, il dolcetto con la crema di cioccolato e la panna montata sopra. Scusa, buona. Fate conto che questo già non esiste più. No. È già finito. Sì. Abbiamo dei cornetti integrali per lei. Per me, sì. Perché lui in integrale non lo mangia. Due, ce ne sono? Due integrali. Due addirittura? Sì. Come se non lo sapessi. Poi abbiamo un tegolino che è sempre buono per chi piace. Sì, questo è sempre buono. L'unica cosa che adesso cosa hanno fatto? Al tegolino la ricetta è sempre quella, ma adesso li hanno fatti così. Stretto, stretto. La lunghezza più o meno è quella, però è la metà di... È la metà di quello che era una volta. Cioè nel 1998 questi qua
Cioè, un tegolino era grande fra un po' come questa scatola, per dire. Sì, erano enormi. Certo. Invece adesso... Adesso costa di più e non ti danno niente. Poi, 2 succhi yoga all'albicocca. No, io prendo solo il succo all'albicocca, è il mio preferito. Lui piace solo questo, non c'è niente da fare. Sì. Allora, poi andiamo avanti con una busta di parmigiano reggiano grattugiato fresco. Questo, vabbè, scade un pochino presto, il 29 di aprile. Lo usiamo subito. Sì. Ok, questa è una busta da 100 grammi. Poi, eccoli qua, tu hai finito la tua torta? Sì. Ok, un po' di yogurt Müller Mix, che sono i nostri preferiti. Allora, questi esclusivamente per il pisto brillo. Suoi, sì. Allora, il variegato alla marena e vaniglia e il soffio, la mousse bianca di yogurt con i lamponi da cremina di lamponi. Poi un altro goloso per il pistumbrillo, questo qui al pistacchio. Buono, sì, con mandorle croccanti. E questo per me, ok, con biscottini e granella di cioccolato e lo yogurt al gusto Chantilly, eccolo qua. Poi, ormai abbiamo finito, anticalcare, che questo va a go-go nella doccia. Poi non so perché dico go-go, che io odio il go-go. Insomma, va tanto, dai. Però, ce ne uso tanto. Insomma, ne uso tanto per la doccia, che così rimane sempre bella pulita. La Fanta, eccola qua. La mozzarella, questa qui della Granarolo. 3 confezioni. 3 confezioni, 1, 2 e 3. Esatto. E poi, e dopo abbiamo finito, allora, il formaggio spalmabile, questo della Zimil senza lattosio, e lo yogurt bianco, questo è buonissimo, della Müller, crema di yogurt bianco. E... qua c'è lo scontrino, l'acqua, abbiamo preso un po' d'acqua. Abbiamo preso due confezioni di acqua frizzante piccoline, che sono sempre comode. E poi... e l'acqua grande. Sì. E l'acqua grande, giusto? Lo sforzo gliel'ho fatto fare a lui per le scale. Le scale, sì. Sì, 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 io sono arrivata e lui è venuto a prenderla. Qui c'è lo scontrino, ho speso 107. euro, anche questo supermercato è un po' caruccio, però si trova nel nostro comune, c'è praticamente tutta roba di marca, poco di roba marchio. La roba marchio è il Sigma. Sì. E vabbè, di sti tempi bisogna adattarsi, la roba è buona, ovviamente. Sì, almeno costa un pochino meno del Famila. Sì. Almeno quello, no? Perché l'altra volta proprio ci sono rimasto malissimo, però vabbè. E basta, lui è stato bravo, che ha promesso di fare con me una sola la spesa. Beh, certo. E sì, basta, noi vi ringraziamo come sempre per l'attenzione. Ciao ciao ciao.